Buongiorno, l'argomento di oggi che tratteremo con il professor Rauso è quello delle rughe naso-labiali. Professore, che cosa ci dice di queste tanto odiate rughe? Beh, sicuramente sono una delle principali richieste da parte di tutti i pazienti, benché non è mai una buona idea trattarle. Il concetto di base qual è? Andando avanti nel tempo, naturalmente abbiamo una sorta di invecchiamento, quindi vediamo che questi tessuti scendono in avanti e vanno ad accumularsi proprio dinanzi a quello che è un legamento che si trova tra la guancia e la bocca. In una fase molto iniziale, dare un po' di volume in quest'area può servire a camuffare queste rughe, ma il problema qual è? Che in realtà questo tessuto noi non riusciamo a riposizionarlo superiormente, ma diamo soltanto un'ulteriore pesantezza alla ruga nasolabiale. Ed è per questo motivo che molto spesso è più utile intervenire su altre aree, perché il trattamento vero e proprio della ruga nasolabiale è un po' come un trattamento sintomatico. Ho il mal di testa, prendo l'antinfiammatorio e non vado a indagare perché ho questo mal di testa. Il filler con acido ialuronico può attenuare queste rughe? Sì, però molto spesso invece di infiltrarlo proprio nella regione nasolabiale, può essere più utile infiltrarlo a monte di questa regione, proprio perché il nostro volto è caratterizzato da legamenti all'interno, quindi se noi riusciamo a utilizzare il giusto filler che riesce a dare la giusta proiezione al di sopra di un legamento, questo non mi darà un effetto lifting, ma mi darà un effetto proiezione. La proiezione del terzo medio mi ridurrà la percezione di quella che è la ruga nasolabiale. Ma esiste un modo per poterle eliminare in maniera definitiva? Beh, l'unico trattamento definitivo è la chirurgia, naturalmente, ma poi non tutti i pazienti hanno la stessa ruga nasolabiale. A volte le rughe nasolabiali si possono avere anche in giovane età, quando abbiamo proprio un deficit di proiezione scheletrica, altre volte invece è il frutto di un invecchiamento. Quindi, naturalmente, se è una condizione legata proprio a una alterata morfologia del volto, in questo caso possiamo intervenire appunto dando proiezione con filler, con delle protesi o anche con degli avanzamenti mascellari. Quando invece è il frutto di un invecchiamento, in questo caso il lifting facciale, soprattutto il lifting deep plane, sarà la risposta esatta.